tanto per farvi vedere, siamo partiti con la prima manifestazione, non ci sono tutte, con Rotaratta di Pavia durante la festa del Ticino, questo al Val di Dentro, la Grigliata, questa è la manifestazione con il pallavolo di Cremona, questa è un evento divulgativo, l'abbiamo fatto nella sala storica dell'Università di Pavia, e dopo l'evento ricreativo, una sfilata di moda, abbiamo coinvolto alcuni stilisti e negozi che si occupano di questo, la serata al Fraschini, tante scuole, questi erano due ballerini, Oliviero Bifulco questo, che in qualche modo ci ha aiutato ad organizzare. Pavia, io ho studiato a Milano, sono brianzolo e lavoro a Pavia. Pavia ha un ottimo sistema di collegi, ci siamo appoggiati tantissimi a loro. In questo caso il professor Zatti, che è il rettore del collegio, ci ha aiutato ad trasferire, abbiamo trasferito la mostra di Huntington, che era il triennale a Milano. L'abbiamo portata a Pavia, abbiamo fatto degli eventi divulgativi e insieme, diciamo, a questa, non so se sapete di cosa si tratta, era una mostra di design con oggetti per pazienti che hanno questa patologia. E insieme a questa mostra un altro artista che adesso ha l'Alzheimer ha donato alcuni quadri, abbiamo fatto anche una mostra di pittura e quindi invitato a scuole, abbiamo fatto un contest di disegno, quindi invitato diverse scuole medie della provincia, della scuola, sono venuti, abbiamo scelto, c'è stato proprio un concorso e poi sono stati premiati nella nostra aula e poi alcuni i principali sono andati dal rettore, il quale ha anche acquistato, l'ha fatto pagare e naturalmente il rettore ha donato al crowdfunding, li ha pescato dappertutto. Questi concerti, manifestazioni teatrali sempre nei collegi o nelle aule delle università, seminari divulgativi, queste le fate 8 ore in una scuola elementare. Vi assicuro che è molto più semplice preparare un'ora di lezione per l'universitario che per una scuola elementare. Questi sono alcuni degli sponsor che abbiamo contattati. Vi racconto solo un dettaglio. I main sponsor, quelli che ci hanno dato più di 3.000 euro, li abbiamo contattati per un pranzo di rinfresco con visita ai musei dell'università. C'è stata una ditta che non conoscevamo, nessuno aveva avuto diciamo dei contatti, e gli ho chiesto: ma scusate, come avete fatto da Cinisello Balsamo a sapere che c'era questo progetto? Ho detto: questo glielo racconterò un'altra volta. Sappia solo che il suo progetto, il vostro progetto, è stato scelto tra tanti che avevamo messo a disposizione, quindi una sorta di sondaggio aziendale. Tutti i dipendenti sono stati coinvolti e hanno scelto 3 progetti, tra cui uno di questi. Quindi sono state diverse le aziende con le quali ci siamo rivolti. Vi dicevo, anche la stampa ci ha seguito molto bene. Ho detto, rimaniamo un po' fuori dal contesto in cui ci stiamo occupando. Questa cellula staminale prodotta dai laboratori di Elena Cattaneo, che noi registriamo, facciamo la valutazione funzionale di questi. Poi, come dicevo, chi è interessato o dopo o il 15 di dicembre entro nel dettaglio. Le ultime 3 fotografie ci ha tolto un po' di diciamo concentrazione l'organizzazione di questi eventi, però ha creato il gruppo, ha dato più entusiasmo. E quello che vedete è la foto che ha fatto in questi giorni in laboratorio, quindi c'è Michela che è stata ad Harvard, ha vinto un Arbenise, è ancora studentessa, ha vinto un Arbenise Summer Fellowship, è rientrata e purtroppo ritorna ad Harvard a gennaio, le ho chiesto di rimanere ma aveva, però in questo modo ci ha permesso di tenere dei contatti e ci va molto bene anche perché ci sono delle novità. Gianna Riccardi è qui, il nostro dipartimento è diventato dipartimento di eccellenza, abbiamo avuto finanziamenti per avere della strumentazione d'eccellenza, però servono anche le persone pronte e quindi lei potrebbe essere una di queste. Francesca, Nicolò, l'altra Francesca, Marta e Matteo, il nuovo entrato, andato a fare il dottorato a Verona, rientra con una borsa di studio e quello che vi dico adesso, l'Huntington, di cui ci stiamo occupando ormai da 15 anni,
è un ramo della nostra di ricerca del nostro laboratorio, ci occuperemo anche, Matteo rientra, si occuperà di malattie d'Alzheimer, la correlazione con lo stress, e c'è già una fase di trial, non trial clinico, è improprio, comunque di test su animali utilizzando dei farmaci specifici, e fresca di 15 giorni fa ci hanno contattato da Trento per delle cellule che erano a Pavia, quindi il mondo è piccolo. Stiamo registrando dei motoneuroni derivati da staminali neuronali da un gruppo che si occupa non di SLA ma di SMA, quindi atrofia muscolare spinale. E tra l'altro sono cellule bellissime, le abbiamo registrate, quindi incomincia a differenziarsi un po' il laboratorio e responsabilizzare maggiormente. Quindi quello che noi serve, questo co-funding è stato il primo gradino, speriamo di consolidarlo poi con le big campaign e quello che viene dopo. Grazie, grazie. A tutti.